avevo troppa fretta di fare il giro, la nostra accompagnatrice Sabrina Lofrese. Il nostro da sempre maestro e responsabile artistico, il maestro Gianni Padova. Thank you.
siamo, come volete ricordarvi, non lo so, non possiamo andare avanti. Allora, la seconda parte del concerto vede appunto le musiche alternative al sacro, come vi avevo già accennato prima, però lo facciamo con un trapasso abbastanza indolore, dolce anzi. Vi accompagniamo nella seconda parte con una Ninna Nanna, una delle ultime composizioni del nostro maestro Gianni Padovani. Poi però ci scateniamo, siamo tra il XV e il XVI secolo, grazie ad un'edizione del francese Pierre Artignan, che tra l'altro era anche compositore, non si sa bene se l'ha pubblicata, l'ha copiata, se sua sia sua, non importa. Ci tramanda una canzone, anzi una danza. Nasce come danza in Francia, in Spagna e poi anche in Italia e prende il nome di Tourdillon, perché aveva un andamento evidentemente circolare, si danzava in quel modo lì. Successivamente si aggiunsero anche le parole a questa danza e ne uscì una canzone. Non vi sto a dire il testo perché parla di prosciutti, di bottigli, insomma di tutte queste cose qui che non hanno molto significato, quello che c'entra proprio la testimonianza di quel periodo storico. Poi però cambiamo decisamente tono, veniamo ai giorni nostri. John Rada, organista, compositore, direttore di coro d'orchestra, arrangiatore, produttore musicale, insomma di primerabile metta inglese. Qualcuno lo può definire il più grande compositore di musica corale contemporanea. Io francamente non ho gli strumenti per dire se questo sia vero o meno. Sta di fatto che le sue composizioni sono dolcissime e bellissime da ascoltare, specialmente quando si affida ai suoi Cambridge Singers. Di lui ascolterete For the Beauty of the Art. E poi cambiamo di nuovo tono, passando a quella che è un'innovazione abbastanza recente per la nostra corale. Sono le, oltre a musiche classiche, sacre, non consacre, quello che sono, anche le colonne sonore da film. Sentivo prima Antonella che diceva che prossimamente avrete delle esecuzioni, anche in questo senso andiamo a fare una giusta concorrenza a loro. Inizieremo con una musica scritta da un tale Henry Mancini, è un compositore americano che tradisce però le sue origini italiane. Ha musicato centinaia di film, questo signore, e tra questi anche quello che noi, la colonna sonora che tra poco vi proponiamo, tratto da Colazione da Tiffany, come attore principale, interprete principale, Audrey Hepburn, la canzone Muriel, per la voce solista di Salvatore Romeo. E sempre sullo stesso tema, classe 1928, compositore, direttore d'orchestra, le colonne sonore che portano la sua firma sono di 500 film oltre, eppure ha dovuto attendere il 2016 perché gli fosse attribuito il più ambito dei premi, l'Oscar per la migliore colonna sonora, il nostro carissimo Ennio Morricone. Il brano che vi proponiamo è tratto da un film del 1986, si chiama The Mission, e il brano è Nella fantasia. Infine, quasi, Song of Sanctuary è il titolo del primo album del compositore gallese Carl Jenkins, compositore gallese, sì. Adiemus è il titolo del primo brano eseguito, del primo brano di questa raccolta di musiche, che è stato eseguito per la prima volta live nel 1998 a Novara, durante il concerto di voci bianche nel corso della giornata universale del fanciullo. Voi però lo ricorderete per tutti gli altri contesti in cui viene proposto al pubblico televisivo. Quindi fermo, concluderò dopo.
proprio la scorsa settimana, all'età di 82 anni, è mancato uno dei più rappresentativi compositori dei nostri giorni, Leonard Cohen. Compositore, ma non solo, anche cantautore e poeta. Canadese di adozione, lituano e polacco di nascita, alcune sue canzoni vengono tradotte e interpretate dai nostri più famosi cantautori come Fabrizio De André e Francesco De Gregorio. Crediamo doveroso concludere questo nostro concerto ringraziandolo per quanto ha fatto per l'arte musicale e quindi anche per noi, interpretando una delle sue più belle composizioni. Tratto dal cartone animato Shrek, Alleluia, con le voci soliste di Mavita D'Urso e Nino Cicco. E poi noi abbiamo finito, Antonella. Che ti devo dire? Già, ma scusa, dobbiamo andare a lavorare domani. Vediamo se lo meritiamo, insomma. Per il momento io vi ringrazio, ho concluso il mio lavoro per contratto. Adesso vado a finire l'altro contratto. Grazie e buonasera. Music to you. It sounds like days, the fall of the feet, the mind.
Oh my God.